Ah, gliel'hanno fatte tutte le analisi, Angela. Ora bisogna soltanto aspettare il parere della dottoressa. Sono sicura che mio fratello non ha nulla. Me lo dice il cuore. È quello che speriamo tutti. È sicuramente così. Sì, non c'è da preoccuparsi. Però io, finché non avrò parlato con la dottoressa e avrò saputo il risultato dell'analisi, non riuscirò a stare completamente tranquilla. È inutile. Ah, senti, mamma, per tutta la vita Alessandro è stato sanissimo. Figurati, neanche fuma. È impossibile che sia malato. Sì, può darsi, ma ad ogni modo vi voglio chiedere un favore. Non parlate davanti ad Alessandro delle mie preoccupazioni. No, ci mancherebbe, Angela, stai tranquilla. Salve. Ehi, salve. Ciao. Addio. Come salve addio? Che significa salve addio? Salve addio, salve è un saluto affettuoso, un'interiezione che si usa per dimostrare cordialità verso chi incontri o chiunque altro, o in ogni caso per salutare familiarmente, il che è quello che intendo io. Quindi salve, 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 ok? Salve. Fai lezione così tu? Sì, addio è un'interiezione che si usa per dire ciao, me ne vado, perciò arrivederci a tutti e statemi bene. Un momento tesoro, aspetta un momento, che cos'è tutta questa fretta? Ah, dove ma stai insomma, andando? Dalla mia fidanzata. Sono innamorato, se lo volete sapere. Ah, è giusto che vada a trovarla, no? È giusto, ti pare? Sì, certo, ma allora è una visita, diciamo, ufficiale. Tu non sai, Marcello, quanto conti una visita del genere per una donna. A proposito, voglio che vi prepariate perché dopo la lezione a scuola verrò qui a mangiare con la mia promessa, ok? Capito? D'accordo? Senti. Vuoi portare qui Rosa? Sì, certo, voglio che la conosciate. E ascolta, fai in modo di prepararle un'accoglienza come si deve, d'accordo? Dai, non scherzare. No, smettila di scherzare, avanti, vuoi davvero portarla qui? Ma certo, qui? Voglio che la conosciate, voglio che facciate amicizia con lei, che cominciate ad affezionarvi, perché ho intenzione di chiedere la sua mano alla madre. Oh, ma lo dici su sé? Altro che, certo, e come ho detto prima, salve e addio, a stasera. Ciao. E così finalmente conosceremo la ragazza di Alessandro. Sì, sembra di sì. Hai detto bene, Dulce. Conosceremo. Perché io mi autoinvito. Sai, voglio sapere anch'io com'è. Com'è realmente questa rosa della strada. Io so che questa mia visita forse vi sorprende. Ma non importa. Ormai sono qui. Immagino che vi stiate domandando perché sono venuto, vero? Ebbene, è perché ho alcune cose da dirti, Rosa. Cose molto importanti. Beh, io non voglio sentirti dire proprio niente, perciò me ne vado, perché non sopporto neanche la tua presenza, mio caro. Aspetta un momento, Rosa. Credimi, quello che ho da dirti è così importante che cambierà la tua vita. Senti, tutto quello che tu potrai dire o fare non sarà mai abbastanza importante da cambiare qualcosa nella mia vita. Neanche il colore che preferisco di più per le mie scarpe. Ti conviene ascoltarmi, Rosa? Non mi fai più paura, Isaia. È inutile, oggi non è più come prima. Non ho paura nemmeno dei tuoi ricatti. Come è finito, hai finito. Alessandro, il mio fidanzato, sa tutto, è chiaro? Ed era solo di questo che avevo paura. Era la mia unica debolezza, della quale hai sempre approfittato come uno sporco avvoltoio. E c'è dell'altro. Non ho ancora finito. Domani ti darò i tuoi soldi. Sì, così, così finalmente, grazie a Dio, saremo pari. Non voglio più avere niente a che fare con te e spero di non rivederti mai più per il resto della mia vita. Addio per sempre. Aspetta, Rosa, aspetta. Ciò che devo dirti ti interessa. Ah, sì? Sì. Allora sappi che a me interessa solo stare molto lontana da te. A non rivederci, Isaia. Ciao, Curaçao. Mi sento così felice, Alessandro. È magnifico. Finalmente mi sento sollevata. Sono stata io che le ho consigliato di dirti la verità. Lo sapevo che tu saresti stato comprensivo e che avresti saputo capire il perché di quel suo errore. Tu non ci crederai, ma dal primo momento che ti ho visto ho capito che eri un bravo ragazzo. Se solo avesse trovato prima il coraggio di dirmi tutto, si sarebbe risparmiata molte sofferenze. Sì, certo. Il fatto è che lei temeva di perderti. E quando uno è innamorato non c'è timore più grande di questo. Ma ieri sera era tanto felice. Io non l'avevo mai vista così. Mi sembrava un'altra persona. Quasi non la riconoscevo più, figurati. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Guarda chi c'è, che bello. Ciao.
Avevo il pomeriggio libero e ho pensato di venire a trovarti. No, hai fatto benissimo, avevo una voglia di vederti. E poi, sai, volevo invitarti a casa mia, a cena. Ah. Ecco, mia madre vorrebbe rivederti perché è rimasta davvero molto contenta di te. Ah, sì? Bene, vi lascio soli, avrete molte cose da dirvi, immagino. Sì. Io vado di là. Ah, Alessandro, saluta tua madre da parte mia, mi raccomando. Grazie. Deve essere certo una signora speciale. Ci vediamo dopo. Vai piano, eh? Grazie, tesoro, grazie. Stai diventando un gran furbone, lo sai, stai attento. Certo, una professoressa eccezionale. Ah, sì? E chi è? E io come, non la conosco. No? No, davvero? Ah, no? No. Prova a cercarla. Davvero mi vuoi presentare alla tua famiglia, eh? Sì, certo che voglio. Certo, sì. Sì. Sai, però mi dispiace molto di non essere venuta l'altra volta e un pochino mi vergogno. Ah, di cosa? Ma che dici? Vogliono conoscerti, incluso Marcello. Un mio amico, Marcello. Sì che te lo ricordi, era con me quando sono venuto al ristorante la prima volta. Sì, sì, quando ti ho trattato tanto bene. Ti ricordi, eh? E grazie a lui che oggi sono qui in ginocchio ai tuoi piedi. Parliamo sul serio. Devi venire a cena da noi e voglio che venga anche tua madre. Perché dovranno esserci tutti. A sentirmi chiedere la tua mano. Voglio sposarmi con te. Rosa, Alessandro. È vero quello che ho sentito? Sì, certo. Che vuoi chiedere alla mia figliola di sposarsi con sì, te? Sì, e al più presto. Oh, ma è magnifico, è magnifico. Però purtroppo io non posso venire con voi. E perché? Perché? Non sto bene. Che cos'hai, mamma? No, no, non ti allarmare, non è niente di grave. No, è che non voglio camminare. Però anche da qui sappiate che vi sarò vicina col mio amore. Siate felici. Felici per tutta la vita come lo sono io stasera, tesoro. Oh, andiamo, andiamo. Amore, sei adorabile. Basta adesso con i sentimentalismi. Su, forza, andiamo. Vai a prendere i libri. Facciamo no, un giro e poi andiamo. Un po' mi metto a piangere anch'io, guarda. Su, cammina. Su, non pianga, signora. Pronto? Pronto, Adolfo? Sì, sì, sono io. Senti, per favore, vieni subito qui. Ho bisogno di te. Fai presto. Ai, 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 ai. Rieccoci qui. Sai che ti dico, Beatrice? Prima mi ero abituata a questa cameretta, però non so, ora mi sembra talmente triste. Hai proprio ragione. Sì, devo ammetterlo. Che ci vuoi fare? Bisogna arrangiarsi. Non sarà certo una reggia, però almeno non ha niente a che vedere con Isaia, grazie a Dio. Visto? Io lo sapevo che lontano da lui saresti stata meglio. Sì, sì, è vero. Ora sto molto meglio. È come... come se potessi respirare di nuovo. Mi sembra quasi di volare libera. Essere tornate qui però non significa che dovremo restarci per tutta la vita. No, significa che adesso dobbiamo lottare insieme. Dobbiamo darci da fare e lavorare, soprattutto. Sì, hai assolutamente ragione. Senti, io mi troverò un buon lavoro. E poi affitteremo un appartamentino piccolino, sì, ma comodo, nella Candelaria. Ah, sì? Beh, speriamo di trovarlo, no? Può darsi, certo. Va a vedere. Ma chi può essere? Ciao, come stai? Vieni. Salve. Ciao, Riccardo. Ciao. Che piacere vederti. Grazie di avermi chiamato, Magali. Ah, che bello, hai scaricato mio fratello, finalmente. Sì, sì, lo so. Forse è la cosa migliore che abbia fatto in vita mia. Io e Beatrice giusto poco fa stavamo considerando che ora dobbiamo lavorare, darci da fare, lottare insieme senza dipendere da nessuno. E io mi cercherò un lavoretto. Ah, è un'ottima idea. E io ti aiuterò a trovarlo. Ah, ti ringrazio. Io ho un mucchio di amici che ti possono dare una mano. Ah, vedrai. Sì? Ah, si è fatto tardi. Io devo andare di corsa a scuola. Oh, ciao. Ciao, Beatrice. Ciao, buon studio. Ci vediamo domani sera. Bene, che ne diresti se adesso noi due ce ne andassimo a prendere un caffè? Così, tanto per festeggiare sì, questo bel avvenimento. Sai, mi fa piacere che non vedrai più Isaia, davvero. Tu sei una brava ragazza, Magali. Tu non sei fatta per essere schiava e legata a un tipo così come Isaia, no? Lo credi davvero? Ma certamente. Io so che segretamente tu desideri una famiglia come tutti gli altri, vero? Sì, sì, è vero. Senti, Riccardo, io voglio sapere una cosa. Perché?
perché tu ti preoccupi per me? Non so, non capisco perché sei così buono con me. Ecco, magari... è che tu... tu mi piaci, lo sai. Ma stai scherzando? No, sul serio. Mi succede che... che... ti amo. Ma tu devi essere matto. Io sono più grande di te. Ma non me ne importa niente. Ma no, come puoi dire questo? Io ho un passato terribile, te l'assicuro. E poi sono stata la donna di tuo fratello. Come puoi amarmi? No. Dai, in fondo, tutti e due sappiamo che sei una donna coraggiosa. Io ti amo veramente, Magali. Ti amo davvero e per questo voglio aiutarti.